Non si erge a paladino dei rappresentanti del popolo italiano in maniera esclusiva, ma rimane l'unico rappresentante credibile e coerente semplicemente perché i non eletti del Partito Democratico abdicano a questa funzione. Secondo concetto molto importante, qualcuno ha detto che l'acquedotto pugliese ha una gestione assolutamente efficiente perché è una gestione pubblica. Allora io voglio ribadire che l'acquedotto pugliese è un ente di diritto privato e come tale non sta attuando quello che è l'esito referendario, perché sull'acquedotto pugliese e sulle tariffe che i cittadini pugliesi pagano c'è ancora la remunerazione del capitale, esattamente quello che doveva essere abrogato con il referendum. E poi ancora, Presidente, E il tempo è finito. l'acquedotto pugliese, anche se è di proprietà della Regione Puglia, continua ad avere degli sprechi e delle inefficienze. Le isole Tremiti sono senza acqua potabile e i distacchi alle famiglie meno abbienti continuano ad avvenire. Grazie. Grazie, la votazione è aperta. È l'articolo 6. Piepoli. Occhio. Tripiedi e chiudiamo. Carbone. Zan, Presti Giacomo, dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Sull'articolo 8 non ci sono emendamenti, lo poniamo in votazione. La votazione è aperta. Piepoli. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Relatore, se mi dà al volo il parere sul 9.50 Segoni. Relatore Contrario, Presidente. Lega Nord. Favorevole. Favorevole, lo pongo in votazione. Contrario Commissione Governo.